d'accordo sul metodo, Crocetta azzera la giunta e si ricostruisce. Il centrodestra insiste sulla sfiducia. I 5 Stelle, prima le censure a Scilabra e Bancheri. E quando il Movimento 5 Stelle? La corrente di Renzi ha convinto Crocetta ad azzerare il governo e a consentire l'ingresso nella giunta regionale della corrente di Cuperlo, che trascina anche il segretario regionale del Partito Democratico, Raciti. Ecco la soluzione che blinderebbe il presidente della regione dal rischio sfiducia. Rosario Crocetta ha compreso, perché si tratta del un passo indietro per altri 2 passi avanti. Infatti, le parole rassicuranti del presidente della regione sono: azzero la giunta e discuto di tutto con gli alleati. Fausto Raciti veste l'abito della prudenza e le sue parole, tratte dal vocabolario delle politichese, sono: vi è la richiesta da parte del presidente della regione di riaprire un ragionamento sul governo della Sicilia nell'eventualità di un azzeramento del governo regionale, e ho dato la disponibilità ad un confronto, a sederci davvero attorno ad un tavolo un minuto dopo che Crocetta avrà dimostrato con i fatti questa volontà. E quindi, nonostante la prudenza, Raciti conferma: prima l'azzeramento e poi si procede. Crocetta confida nei rapporti con il PDR, il PSI e anche con l'UDC, e allora si prospetta che una maggioranza molto ampia sia rappresentata in giunta. Il terzo governo Crocetta in 2 anni di legislatura. Ovviamente vi è intesa sul metodo, si azzera e si ricostruisce, ma bisogna ricercare l'accordo sul merito, ossia sui nomi degli assessori e sulle priorità nell'azione di governo. E Crocetta avverte: sicuramente non può essere un accordo di potere, sarà un'intesa programmatica su una serie di riforme sia col PD sia col resto dei partiti di coalizione. Nel frattempo il centrodestra, e non potrebbe essere altrimenti, rilancia la mozione di sfiducia al presidente della regione, annunciandone il deposito in assemblea. E il Movimento 5 Stelle, ormai da classico bastian contrario, recrimina contro il centrodestra, perché prima sarebbe stato più opportuno votare le mozioni di censura a Scilabra e Bancheri, e poi in crescendo la sfiducia a Crocetta, come atto finale. Probabilmente sia le 2 censure che la sfiducia non saranno nemmeno discusse a Sala d'Ercole. E domenica prossima a Palermo, con Beppe Grillo in piazza, lo Sfiducia Day, organizzato dai 5 Stelle, potrebbe rivelarsi un flop. Sono i soldi, poi anche lui è entrato dentro il sistema, è un sistema corrotto, ha preso il grano.